Allora, eccoci che proviamo a vedere di usare un prefab, che è questo keypad, gentilmente offerto da Vaughan VR, che è un bravissimo scripter, che consente di avere gratuitamente, oppure se volete versargli quelle che sono 5 euro, questa tastiera, insomma, che adesso qui l'ha tradotto anche questa cerniera lampo, in realtà è un keypad V1 1.12.4.zip. Quando lo scaricate e lo anzippate, quello che trovate è che... allora, aspettate che andiamo sul... qua, su, non era documenti, vabbè, lo apriamo il folder, ok? Trovate, una volta anzippato, trovate il keypad e trovate lo Unity Package. Quando fate l'import, quindi col doppio clic nel vostro progetto, quello che trovate è e sarà una cartella, che quindi la troviamo qui sotto Vaughan VR, e sotto questa cartella vedete che abbiamo la keypad, e in particolare abbiamo questo semilavorato, questo prefab. Allora, adesso qui l'avevo già fatto la prova, quindi lo prendiamo sia il cubo che il keypad che avevo preso prima, lo cancello e lo mettiamo qua, vicino allo spawn. Quindi prendo il keypad, questo, e lo mettiamo qua. Ok? Allora, se andiamo a vedere, quindi abbiamo questo keypad. Allora, il keypad come funziona? In realtà è uno script che, come vedete, qui nell'udon behavior di questo oggetto vuole che gli specificate qual è la password, che in questo caso è 1234, e poi dovete dargli un target. Il target cos'è? Sarà un oggetto scriptato vostro che dovrà essere in grado di reagire a questo evento toggle, quando si soddisfa la password, oppure quando si fallisce, può avere anche un altro evento che gli fa fare delle cose, no? Quindi noi costruiamo sicuramente questo oggettino, quindi facciamo create 3D cube, e questo cubo chiamiamolo receiver, ok? Questo oggetto receiver, adesso vedete che l'ha messo praticamente a fianco del nostro keypad, quindi abbiamo il keypad e poi sotto receiver, e dentro questo cubo ci mettiamo uno script. Lo script lo costruiamo magari sotto la scena, tipo qua abbiamo il nostro progetto, facciamo uno script, una cartella di script, e qui l'ho già scritto qua prima, ma ne facciamo un altro, così lo vedete da zero. Facciamo un VRChat udom e lo facciamo, visto che ormai a voi vi piace tanto, in graph. Quindi facciamo graph toggle, chiamiamolo. E questo graph toggle deve ricevere l'evento che gli trasmette la nostra tastiera. Quindi andiamo qui, gli costruiamo da zero l'evento. E nell'evento gli diciamo di, per esempio, far sparire o far apparire in qualche modo, diciamo far sparire la cupola. Quindi intanto gli mettiamo la cupola questa, e qui gli mettiamo l'evento che trasmette il nostro signore. Quindi custom event, o event custom, event custom, eccolo qua. Event custom, abbiamo visto che gli trasmette un evento che si chiama toggle, ok, e quando riceve l'evento toggle deve far sparire la cupola. Quindi facciamo set active, che ormai lo conosciamo a memoria, vuoto, che vuol dire che la fa sparire, e qui gli mettiamo che quando riceve l'evento toggle fa sparire la cupola. A questo punto la cosa da fare è di mettere questo graph toggle dentro l'oggetto receiver che abbiamo costruito, che è questo, che però deve, per poter avere lo script dobbiamo mettergli un udon behavior,
nello DOM behavior gli mettiamo il graph toggle che abbiamo appena fatto. Ok. A questo punto, per far vedere i campi di cui ha bisogno, facciamo open udon graph e vedete che appare la cupola, che però non è la cupola, quindi gliela facciamo, gliela mettiamo. Ok. Quindi noi abbiamo costruito questo receiver che è in grado di far apparire la cupola quando riceve l'evento toggle. Però dobbiamo dire alla keypad, che è questo, che l'oggetto a cui mandare l'evento, vedete che qui non c'è nulla qua, quindi dobbiamo metterci il receiver, quindi mettiamo il receiver qua dentro il target. Quindi facciamo praticamente una struttura a due livelli. Quindi al nostro keypad gli mettiamo un link al receiver. Il receiver a sua volta, dove abbiamo messo il nostro scriptino, che è questo che abbiamo fatto, avrà un link all'oggetto su cui deve operare, che è la cupola, quindi c'è un doppio link. A questo punto, se salviamo e eseguiamo il nostro, la nostra scena, e l'eseguiamo in CyanEmu, che ci piace tanto. Ok. Allora andiamo, close menu. Quindi questo è l'oggetto in cui abbiamo messo lo script che fa sparire o sparire, apparire o sparire la cupola, anzi sparire. E questa è la nostra praticamente tastiera, no? Quindi ci avviciniamo alla tastiera e gli scriviamo 1, 2, 3, 4 e poi premiamo il tasto verde. E adesso voi forse non l'avete visto, ma è sparita la cupola. Quindi, cioè, quello che è successo è che questo gettone qua ha fatto sparire la cupola. Niente, quindi questo è quanto serve per poter utilizzare queste cose. Ovviamente potete anche mettere lo script che riceve l'attivazione anche in altri posti. Quindi no, non è detto che sia proprio un cubo visibile, ma può essere un altro oggetto che avete. Addirittura probabilmente potete usare lo stesso keypad, nel senso che potete mandare l'evento a se stesso. Ma per semplicità vi consiglio di fare oggetto separato, così siete separati. Quindi questo è più o meno come usare l'oggetto keypad per poter far avvenire delle cose se si premono delle cose specifiche. Se per caso pensate che il keypad è troppo piccolo, ovviamente potete aumentarlo, quindi potete farlo diventare più grande il keypad in modo tale da poterlo vedere meglio. Uno dei prossimi video vi farò vedere come fare un keypad di questo tipo, ma alfanumerico, in modo tale da poterci mettere anche una risposta alfanumerica.